Daniel Canzian. Ciao a tutti, buongiorno. Siamo qui Identità Colore 2018. Il fattore umano per te che cos'è? Ma il fattore umano è una cosa determinante e che mai come oggi ha bisogno di essere messa in primo piano. In primo piano totalmente, perché cito una frase di un grandissimo chef francese che è Pierre Turgot, il quale sosteneva e sostiene tuttora che bisogna avere delle tecniche importanti e solide alla base. Indi riflettere, poiché il pensiero è tutto. E penso che questa frase racchiuda esattamente il concetto di fattore umano, che oggi è, ribadisco, determinante e molto avanguardista come realtà. Quindi tutta questa tecnologia che sta andando avanti ci sta portando un po' fuori, ma bisogna sempre avere i piedi per terra? Oliviero Toscani sostiene che la macchina fotografica vada messa dietro la testa e non davanti. Prima ci deve essere il cervello, poi le tecniche. Qui stiamo parlando di fritto, siamo nello stand di Olitalia. E il fattore umano nel fritto c'è? Beh, c'è in tutte le cose, serve consapevolezza, serve piena comprensione delle materie prime e serve quindi enfatizzazione delle stesse. Ovviamente ti parlo della mia di pensiero, della mia di realtà. Io sono in un momento storico in cui sto dirigendomi verso un concetto di purezza sostanzialmente totale, dove se ho una materia prima di qualità devo saperla rispettare, quindi devo enfatizzarla come? Toccandone il meno possibile. Ecco perché oggi per una realtà come Olitalia mi hanno chiesto se c'era la possibilità di trovare un piatto che potesse identificare un po' uno dei loro oli, che è l'olio che hanno identificato per il mondo dei vegetali, e ho fatto appunto un carciofo alla giudia in versione elegante, cuore di carciofo cotto a vapore, petali fritti, che sono i due elementi base, no, del carciofo alla giudia, quindi non mi sposto dalla realtà originaria del piatto, cerco di applicare un concetto di contemporaneità tale per cui magari se posso evitare una frittura pesante e totale lo faccio solo per i petali che diventano delle ottime chips, il cuore comunque rimane cotto tenero, fondente, e il vapore da questo punto di vista qua ne è l'espressione massima, un pesto di noci e pecorino ad accompagnarlo e dell'olio buono. Infine, l'ultima, tu sei stato un allieve del grande Gualtiero, tra poco avrebbe compiuto 90 anni. Per lui il fattore umano cosa poteva essere? Per lui il fattore umano cosa poteva essere? La base centrale sulla quale ha fondato tutto. Perché non penso di aver mai trovato una persona così coinvolgente, così trascinatrice e così sviluppatrice. Perché comunque se pensi che moltissimi cuochi come me sono usciti dalla sua mente, dalle sue mani, dalla condivisione di quello che lui ha pensato e ha fatto, e lui stesso mi ha insegnato la frase che ti ho nominato prima: bisogna avere delle basi tecniche solide, indi riflettere, poiché il pensiero è tutto.